A differenza degli attacchi visti precedentemente, dove la vulnerabilità è a livello di progettazione che possiamo definire imprevista, qui si presenta sotto forma di progettazione prevista. Nel caso degli attacchi ad inclusione, il programmatore non vuole che un utente, il cybercriminale, manipoli le sue variabili. Qui invece è proprio la web app a consentire ciò. Solitamente questi attacchi vengono veicolati attraverso web form costruiti ad hoc che consentono di caricare file. Queste verranno poi inserite internamente o esternamente al web host e sarà possibile eseguirne del codice lato server. Nell'hub di DVVA, il nostro CMS per testare gli attacchi, lo scopo è quello di iniettare una semplice shell in PHP, così da poter eseguire codice arbitrario all'interno del web server che ospita la web app. La web shell sarà creata dalla macchina attacker, nel nostro caso si chiamerà shell.php, cd:home nano shell.php e conterrà il seguente codice. Salveremo quindi il file con la combinazione CTRL più X, S e invio. Questo script ci permetterà di ottenere dalla query string una variabile cmd e di eseguire il comando indicato. Il livello base non prevede alcun controllo sui file caricati. Basterà quindi accedere dalla macchina attacker alla voce file upload di DVVA e caricare il file. Considerando poi che la cartella di upload è presente al path var www.html vuln acable uploads, potremmo richiamare la nostra shell attraverso il comando victim vuln acable uploads shell.php where cmd ls. Il livello di difficoltà medio prevede un controllo sul tipo di file. Qui viene effettuato un controllo tipo di risorsa, il content type. Questa informazione viaggia in maniera indiscreta agli occhi dell'utente attraverso una richiesta HTTP POST. Inoltre, viene effettuato un controllo sulla grandezza del file, un limite che potrebbe privarci dell'upload di una shell molto grande. L'attacco richiede così un supporto esterno. In questo esempio utilizzeremo OWASP ZAP, che ci servirà come proxy delle connessioni HTTP, piuttosto che Barp Suite come visto in altri capitoli. Dalla macchina attacker assicuriamoci di aver selezionato il nostro browser preferito e lanciamolo. Effettuiamo ancora una volta l'upload della shell. Questa volta il sistema si rifiuterà di importare il file, questo perché il content type è di tipo application ex.php. Avremo conferma che le richieste HTTP vengono intercettate quando in fondo a ZAP riceveremo dei log di stato. Possiamo verificarlo cliccando sull'ultima richiesta nei log, quindi dalla finestra che comparirà. Cliccando col tasto destro sulla richiesta effettuata, la troverai sempre nella cronologia, è possibile reinviarla con delle modifiche. Riceveremo quindi un editor che ci permetterà di modificare la richiesta HTTP, e in particolare il content type, che questa volta diventerà image PNG o image JPEG. Infine cliccheremo su invia. La risposta HTTP che riceveremo finalmente ci comunicherà che la shell è stata caricata,
bypassando il controllo atteso. L'ultimo livello, in teoria impossibile, in realtà può essere risolto sfruttando la vulnerabilità di Command Injection che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Questo livello richiede la conoscenza degli EXIF data e l'uso di diversi comandi, cosa che vi invitiamo a studiare con molta attenzione sul nostro libro Hacklog Volume 2.